Dopo grande attesa il quinto conto energia è arrivato, tutti lo aspettavano. La prima domanda che c'è da farsi: c'era veramente bisogno di un quinto conto energia a parte le scadenze tecniche? A mio avviso no, nel senso ci voleva forse un conto energia 4 bis, nel senso che si sarebbe potuto mantenere intatto l'impianto del quarto conto energia e solo effettuare un intervento di riduzione delle tariffe, un adeguamento delle tariffe al valore dei prezzi di mercato dei sistemi fotovoltaici. Invece purtroppo il quinto conto energia ha di nuovo stravolto le regole e ha di nuovo inserito dei forti cambiamenti rispetto al passato. Dico purtroppo perché questo crea ancora una volta all'interno del mercato, all'interno del nostro settore, incertezza, confusione e necessità adesso di adeguarsi alle nuove regole. Si può capire bene come il fatto di cambiare più volte in pochi anni il sistema di incentivazione del fotovoltaico crei purtroppo per il settore un orizzonte di breve periodo, e quindi quella che è alla base di ogni iniziativa imprenditoriale, cioè la possibilità di pianificare nel medio e lungo termine, in realtà non avviene con il fotovoltaico. Tutto questo mentre in corso, lo sappiamo ormai è chiaro, uno scontro al momento economico con il termoelettrico, che continua a perdere a causa del boom del fotovoltaico, e si prefigura anche all'orizzonte un possibile scontro con le rinnovabili termiche, che hanno detto non siamo rinnovabili di serie B. Voi vi sentite privilegiati, così vanno definito, grazie appunto agli incentivi? Ma io non credo che questo sia il giusto approccio, nel senso pensare a una guerra tra le varie fonti, quelle convenzionali contro le rinnovabili o le rinnovabili termiche contro le rinnovabili elettriche, penso che alla fine porti a una sconfitta generale, quindi l'obiettivo deve essere diverso. Serve una pianificazione, come dicevo prima, di medio e lungo termine anche per il settore energetico, serve una strategia energetica nazionale che possa bilanciare il mix produttivo in Italia, e quindi non più vedere chi produce l'energia da una fonte diversa da quella rappresentata, vederlo come un nemico, ma cercare insieme la possibilità di arrivare a un mix ottimale delle fonti. È chiaro però, come ricordava lei all'inizio, che questo è più che uno scontro, io dico un cambiamento epocale, perché pensare che oggi in Italia solo dalla fonte energetica fotovoltaica nel mese di maggio si siano coperti circa l'8% dei fabbisogni energetici nazionali, beh, sicuramente è un obiettivo che solo qualche anno fa era impensabile, e questo toglie parte della produzione convenzionale, diminuisce, come è stato ricordato al Ministero dello Sviluppo Economico, le importazioni di gas dall'estero per un valore di circa 2 miliardi di euro. Però ripeto, sono a mio avviso elementi molto positivi che, se sfruttati nella maniera giusta, possono rappresentare un fattore di forte competitività per l'Italia. Prossimo obiettivo grid parity? Prossimo obiettivo grid parity, sì, per raggiungere la grid parity o la competitività del nostro settore servono regole, come dicevo prima, certe e chiare, e soprattutto serve una semplificazione estrema. Non è possibile vedere un iter autorizzativo o di connessione veramente, veramente lungo, non è possibile pensare che i costi poi amministrativi non garantiscano al settore di essere competitivo così come in altri paesi europei, e quindi troviamo differenze nei costi degli stessi prodotti, o meglio degli stessi sistemi, dovute proprio a questa differenza di burocrazia. Quindi grid parity sì, ma per raggiungerla c'è bisogno di un processo di semplificazione.